Sì, ci siamo. Nei prossimi giorni avremo l'erogazione delle risorse da parte del Ministero e quindi piano piano davvero il sogno inizia a diventare realtà. Primo step dei tre propedeutici all'avvio della rivisitazione del progetto, dell'attualizzazione, per andare con le idee chiare su che cosa dovrà essere il museo. Una mostra itinerante, ci saranno punti ristoro, una sala convegni, l'idea di realizzare anche un acquario. Cioè, che sia un punto di attrazione rispetto a tutto il centro del Mediterraneo. Ci aggiorneremo per le successive fasi, speriamo bene. Si tratta di fatto adesso di cominciare a capire tutto quello che riguarda l'aspetto gestionale, in modo che quello che sarà il centro delle culture del Mediterraneo, al di là di una bella architettura, possa essere effettivamente una struttura ben gestita, ben organizzata, capace di attrarre i visitatori. Una grande opportunità quella del Museo del Mare, che questo tavolo di lavoro per mettere insieme tutte le forze migliori per costruire insieme questa visione di offerta culturale condivisa e sinergica fra le varie istituzioni. Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria c'è, vuole sostenere questa nuova presenza culturale all'interno della città, che sicuramente arricchirà non soltanto la città ma tutto il territorio. Inizia realmente questa bellissima avventura che sarà la realizzazione di un'opera strategica per tutto il territorio e creerà un indotto importantissimo per la nostra Reggio Calabria.